Ragazzi, mi raccomando, quando prendete il bus, scaricate MoMap. 4. Allontanarsi dalla linea gialla. Lo puoi fare? Come? Lo puoi fare? Attenzione, il treno regionale 29, 8, 14 è in arrivo al binario 4. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ottimo, grazie. Una situazione finanziaria tranquilla, quindi questo ci agevola nella gestione. Voi sapete che nella gestione di un'azienda è molto importante avere una situazione finanziaria che non sia pesante. Ovviamente dobbiamo guardare anche la parte economica, perché la differenza costi e ricavi, se il bilancio 2021 era un bilancio in pareggio, in lieve utile, con i 3 milioni di euro, capite qual è la differenza, poco da dire. Ovviamente noi stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni possibili per cercare di limitare questi danni. Ci sono delle iniziative a livello nazionale, i famosi ristori che voi avete sentito tante volte, hanno riguardato il 2020, in parte il 2021, si sta pensando anche al 2022. Il caro bollette so che è all'esame del governo e quindi magari qualcosa potrebbe arrivare anche da situazioni di questo tipo. Quindi la nostra idea è questa, insieme con l'ente di governo, ricordo che l'ente di governo è formato poi dai comuni che sono concessionari del servizio di trasporto pubblico, ma sono anche soci della società, ha deciso di mantenere l'attuale sistema tariffario così com'era l'anno scorso, come era 2 anni fa. Di scegliere la soluzione che preferiscono per le loro esigenze. C'è la possibilità appunto di avere una rateizzazione di fatto se uno compra le 9 mensilità, con la possibilità poi di avere trimestre gratuito. Di fatto questa è un po' la possibilità che rende quasi equivalenti le due formule. Se proprio bisogna venire in biglietteria, noi consigliamo la prenotazione, c'è attivo un sistema di booking online sul sito, ma a quel punto se uno è sul sito per prenotare l'appuntamento, tanto vale che compri anche l'abbonamento, però insomma è meglio prenotare per evitare code inutili. Le nostre biglietterie di riferimento, oltre a Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco, Montebelluna, sono aperte comunque con orario continuato alle 7:19.